Grazie tante, grazie. Buon pomeriggio. Vorrei fornire al popolo americano alcuni aggiornamenti per proteggere l'integrità della nostra importantissima elezione del 2020. Se si contano i voti legali, io ho vinto facilmente. Se si contano i voti illegali, loro possono cercare di rubarci le elezioni. Se si contano i voti che sono arrivati in ritardo, noi abbiamo vigilato in maniera energica, ma molti voti sono arrivati in ritardo. Avrei già vinto in molti stati fondamentali, compresa una massiccia vittoria in Florida, Iowa, Indiana e Ohio, per nominarne soltanto alcuni. Abbiamo avuto questa e molte altre vittorie, nonostante le interferenze elettorali da parte dei grandi media, dei grandi capitali e delle grandi società. Come tutti hanno vinto, abbiamo vinto con numeri storici e i sondaggi che loro avevano erano consapevolmente sbagliati, ridicoli. Tutti sapevano al tempo che non ci sarebbe stata nessuna grande ondata che loro predicevano, nessuna grande ondata blu che loro predicevano. Era falso. Invece c'è stata una grande ondata rossa che è stata ignorata dai media. È stato molto impressionante, ma questi sono i fatti. Abbiamo difeso i nostri seggi al Senato. In molti stati fondamentali abbiamo fatto un lavoro fantastico e sono molto orgoglioso del lavoro fatto. Hanno speso oltre circa 200 milioni di dollari solo nel South Carolina e nel Kentucky. Centinaia di milioni di dollari a livello nazionale contro di noi. I maggiori donatori dei nostri oppositori erano le banche di Wall Street. I nostri maggiori donatori erano gli ufficiali di polizia, i contadini, i cittadini comuni. Per la prima volta in assoluto non abbiamo perso nessuna competizione alla Camera. Ne parlavo con Kevin McCarney oggi. È una cosa molto inusuale e abbiamo vinto molti nuovi seggi e ce ne sono molti altri che arriveranno. Questo è stato anche l'anno delle donne repubblicane. Un numero maggiore di donne repubblicane sono state elette al congresso di ogni volta prima. Ho ottenuto il più grande numero di voti da parte di non bianchi dei repubblicani in 60 anni, incluso un numero storico di voti da parte di latinos, africano-americani, di origine asiatica e nativi americani. Il più grande di sempre nella nostra storia. Abbiamo fatto crescere il nostro partito con 4 milioni di nuovi voti. Quindi siamo il partito dei grandi donatori del grande Meria? O i repubblicani sono diventati il partito dei lavoratori? Io credo che siamo non tutte queste definizioni, ma siamo qualcosa di più. Si è parlato di interferenze. Io voglio parlare di queste interferenze perché ci sono gruppi di pressione molto potenti e particolari, e poi ci sono questi strani exit poll e le previsioni degli ultimi giorni e delle ultime settimane che hanno fatto parlare molto della capacità di Biden di raccogliere fondi. Io invece li chiamerei suppression polls, ovvero dati gonfiati ma negativi. Mai ci sono stati così tanti exit poll e così tante previsioni come in queste ultime elezioni. Molte di questi istituti di sondaggio hanno costantemente sbagliato. Alcune ci hanno informato sbagliano costantemente da anni. Dicevano che avremmo perso sicuramente nella Florida di larga misura, invece non è successo. Mi davano sotto di 4 punti in Ohio, invece il risultato è stato diverso e positivo, abbiamo vinto facilmente. Il Washington Post diceva che ero spacciato in Wisconsin, invece c'è stato un testa a testa. Sono delle persone sciocche e stupide, sono coloro che nascondono la verità. Tutto questo apparato che si è occupato della gestione delle elezioni
negli stati più democratici vedo qualcosa di irregolare, negli stati in maggioranza democratica vedo qualcosa di irregolare. Abbiamo vinto perché si vince facendo le cose giuste, non mantenendo dei segreti. Ed è fondamentale permettere agli osservatori di poter fare il loro lavoro, di poter osservare. Ci sono stati casi in cui è stato vietato agli osservatori di entrare negli edifici dove si stavano svolgendo le operazioni di spoglio dei voti. E in alcuni seggi elettorali ci sarebbero dei cordoni di forze dell'ordine che tenevano lontane le persone dalle operazioni di conteggio dei voti. È qualche cosa di incredibile che sta minando il nostro sistema. Vedo la corruzione, vedo troppe persone che si sono fatte facilmente corrompere. Sembra che sia molto difficile raccogliere le informazioni giuste e sfidare il sistema. Per quello che riguarda i voti, siamo avanti in North Carolina con una grande quantità di voti e abbiamo un grosso vantaggio. Però è un vantaggio che, guarda caso, sta diminuendo e qualcuno ha trovato dei voti, delle schede elettorali che stanno riducendo la mia posizione di vantaggio. Qualcosa come 700.000 voti in Pennsylvania. In questo momento ci dicono che ne arrivano ancora e ancora, le stanno trovando ovunque e sembra ancora che gli osservatori non possano entrare per fare il loro lavoro, appunto osservare. Di questo parleremo con i giudici. E stanno addirittura ricorrendo in appello. Abbiamo forzato dicendo gli osservatori devono poter osservare, ma ci sono dei gruppi di interesse che non fanno entrare gli osservatori. È davvero difficile capire quello che succede all'interno di quegli edifici. In questo caso circa 300.000 voti solo per la Georgia sono stati consegnati il giorno stesso delle elezioni. Non si sa più quali sono questi numeri. Le informazioni sono assolutamente incongruenti, da essere in una posizione di grande vantaggio al fare un passo indietro, proprio perché arrivano costantemente queste strane schede elettorali ed è impossibile capire quello che sta succedendo in altri luoghi. Il conteggio si è fermato, sembra, per 3 o 4 ore. Abbiamo in alcuni stati un vantaggio fino a 300.000 voti, come in Michigan. In Wisconsin, allo stesso modo, abbiamo avuto un risultato eccezionale e in ogni caso sembra esserci una sorta di arretramento. Lo stesso discorso vale per l'Arizona, anche se manteniamo un vantaggio con il 55%. Ma l'avremmo dovuto superare significativamente quel numero. E anche in Arizona il nostro obiettivo è quello di difendere la regolarità di questa elezione. Non dobbiamo permettere alla corruzione generale e ai corrotti di rubare e rubarci queste elezioni. Tutti gli elettori meritano non solo di andare a votare per esprimere il proprio voto, ma anche di avere tutto il sistema governativo che possa conteggiare tutte quante le schede elettorali. È essenziale continuare a comunicare questa verità. Bisogna dire che c'è stato molto amore, molto affetto nei nostri confronti da parte delle persone che ci stanno sostenendo, che stanno vedendo per strada, nelle piazze, quello che sta accadendo. Sono casi di cui si parlerà molto e ci sono troppi casi in cui gli altri, i nostri avversari, stanno tentando di rubarci le elezioni. Sapere quello che è successo a Filadelfia, che è uno dei luoghi più corrotti del paese. Quindi ci sono delle persone che stanno modificando la corsa presidenziale. I democratici sono andati alla Corte Suprema per cercare di vietare l'accesso ai nostri osservatori in alcuni edifici dove stanno contando i voti.
stanno proseguendo, non vogliono che nessuno controlli, che nessuno osservi o guardi le varie operazioni di scrutinio, e immagino perché lo stiano facendo. Tutto questo non ha nessun fondamento legale. Bisogna capire perché non accettano che, di avere nessuno che possa osservare quello che fanno, questo processo, invece di essere orgogliosi, di dire venite a vedere, è tutto aperto, è tutto trasparente. Si stanno componendo tutto un insieme di brogli e frodi. A Filadelfia gli osservatori vengono tenuti così lontani che le persone devono utilizzare dei binocoli per cercare di vedere, e vengono messe cartoni su tutte le finestre per evitare che possano vedere, e le persone che sono tenute a distanza diventano addirittura aggressive. In Georgia doveva esserci un election day e non c'è stato, perché i voti sono arrivati dopo il giorno delle elezioni, e continua a non essere un election day. L'ufficio democratico non credeva assolutamente di poter vincere democraticamente questa elezione, e quindi hanno utilizzato una serie tremenda di corruzioni e frodi. È per questo che sono stati consentiti i voti di milioni di persone senza alcuna verifica, e hanno detto a tutti che io ho detto a tutti che queste cose sarebbero successe. E come avevo detto, come avevo immaginato, è qualcosa che sta succedendo. Lo avevo detto perché ho osservato negli anni, nei decenni precedenti, molte elezioni da vicino, e in questo momento abbiamo avuto delle elezioni davvero molto particolari, con decine e decine di milioni di voti che sono stati contabilizzati nell'arco dell'ultimo mese, ma era qualcosa che nessuno aveva chiesto, e questo ha portato delle falle a livello di sicurezza. E in alcuni casi è stato necessario tentare di capire se fosse ammissibile o inammissibile votare. Sembra che qualcuno abbia preso dei numeri, abbia trascritto questi numeri, e sono state trattenute e bloccate molte delle informazioni che potrebbero far venire i brividi anche a voi sedute qui davanti. È stata fondamentale, come sapete, la Pennsylvania. E molti di questi voti sembrano essere finiti in questo ingranaggio corrotto dei democratici, una macchina democratica corrotta. Conosco bene quello stato, avevano problemi già molto tempo fa. Il problema non si è risolto, i problemi sono ancora presenti in Pennsylvania. Sembrano ancora arrivare dei voti a tre giorni dopo il giorno delle elezioni. Sono stati raccolti anche, sono stati ammessi anche i voti raccolti in buste non affrancate, senza francobollo, quindi un insieme di varie irregolarità, vari brogli. Ancora una volta insisto sull'accesso da parte degli osservatori. A Detroit è uno dei luoghi in cui questo sta accadendo. Purtroppo Detroit non ha certo una buona reputazione per quanto riguarda l'integrità delle elezioni, con schede elettorali che, come sapete, anche in passato sembra siano state raddoppiate, duplicate, ricopiate. Abbiamo cercato di entrare in queste sedi, in queste seggi elettorali, ma è impossibile osservare. Ancora una volta, anche a Detroit, qualcuno ha coperto le finestre con del cartone per impedire che si veda lo scrutinio. Non vogliono che nessuno guardi. Ancora una volta a Detroit sembra che siano state lasciate senza alcun controllo e supervisione decine e decine di migliaia di voti all'interno di queste sedi in cui viene effettuato il conteggio, senza che ci sia neppure personale. E lo stesso è successo anche in Georgia e anche in alcuni stati, gli stati incerti, dove sono passate moltissime ore e ancora ore prima di avere dei risultati. E in alcuni luoghi si stanno attendendo ancora le operazioni di scrutinio. Potrei citare diversi nomi, diversi luoghi in cui questi problemi sono all'ordine del giorno. Noi vogliamo un'elezione legale, corretta, e non credo invece che Joe Biden sappia cosa significa questo termine legale. Noi vogliamo apertura totale, trasparenza,
Non vogliamo macchine segrete, non vogliamo finestre i cui vetri sono stati oscurati o nascosti con fogli di giornali o pezzi di cartone. Vogliamo appunto contare ogni singolo voto, vogliamo che la stampa sia onesta e trasparente. Questo è estremamente importante per noi. Vogliamo un'elezione onesta, vogliamo uno scrutinio più corretto possibile, vogliamo che le persone possano tornare a fare il proprio lavoro, gli osservatori e quelli che si occupano fisicamente del conteggio delle schede elettorali. È così che questo paese vincerà, è così che gli Stati Uniti vinceranno. Ci saranno sicuramente delle cause legali perché abbiamo delle prove, delle vere e proprie prove schiaccianti che qualcosa, più di qualcosa, è andato storto. Quindi ci saranno sicuramente azioni legali perché non è accettabile farsi sottrarre un'elezione in questo modo. Oramai sono mesi che ne parlo con voi, signori giornalisti. Appunto questi voti che sono stati spediti nelle ultime settimane, avevo detto, sarebbero stati un disastro, e la situazione sta peggiorando giorno dopo giorno, ora dopo ora. Sono veramente delle storie dell'orrore. Tutto questo non sarebbe dovuto succedere in un paese civile, in un paese come gli Stati Uniti. È qualcosa che né io né Joe Biden avremmo dovuto permettere. È stata una disgrazia questo voto a distanza. Speriamo di riuscire a eliminare queste nuvole cariche di pioggia scure e far tornare a splendere il sole in un cielo azzurro, in cui tutti quanti, io e Joe Biden, possiamo dire di avercela fatta con tutte queste incertezze. Non possiamo continuare. Grazie.